finanze e promozione sociale, diverse iniziative di promozione sociale, come abbiamo una squadra del carcere di Milano, San Vittore, che fa campionato con le altre squadre nello stesso girone, anzi la squadra di San Vittore quest'anno ha vinto il primo girone. Certo che chiaramente quando gioca, chi gioca con la squadra di San Vittore deve entrare dentro nel carcere. Gioca sempre in casa. Sì, gioca sempre in casa. Però tutte le società accettano. Ed è devo dire la verità, anzi, venerdì scorso è uscito un articolo sull'argomento e la cosa piacevole è vedere le società che hanno incontrato e che hanno anche perso. No? Come poi ricordano quell'evento e poi soprattutto i ragazzi che mai hanno pensato di oltrepassare chiaramente. Anche come? Sì, sicuramente. Col carcere di Monza ce l'abbiamo anche con loro, con il progetto Exodus di Don Mazzi, anche Don Mazzi ha una propria squadra che gioca appunto con i nostri ragazzi. E abbiamo anche un progetto invece nazionale che è dedicato ad Haiti, dedicato ai ragazzi e ai bambini di Haiti. Sapete, Haiti colpita dal terremoto e comunque povera, perché si è in una situazione veramente di grande povertà. Stiamo creando il CSI di Haiti. Poi invece, oltre che ad avere queste iniziative, abbiamo anche rapporti con lo sport d'élite, lo sport professionistico, cioè passiamo da un'attività che è fatta per il sociale, per il territorio, a un'attività che vuole invece avvicinare le nostre realtà, le nostre squadre, le nostre attività a coloro che invece sono coloro che vediamo in un'icona, no? E che sembrano quasi all'interno di un'icona, che sono coloro che giocano nell'Inter, che giocano nel Milan, che giocano nel Vero Volley, che è la nostra squadra di pallavolo di Monza, che è la squadra d'élite nell'ambito del volley, e l'Olimpia Milano. Abbiamo con loro delle quattro iniziative, quindi con tutti gli sport abbiamo, e con tutte le società d'élite abbiamo dei progetti. Abbiamo poi, stiamo gestendo una Gazzetta Cup, che è un altro evento che è su tutto il territorio nazionale, la Danone Cup, e quest'ultima chicca che vorrei condividere con voi, che è la New York Team Cup, che sembra una roba in inglese, però lo sapete cosa siamo? È la prima volta che la Lega Calcio fa un accordo per cui le multe assegnate alle squadre di Serie A vengono destinate agli oratori. Capite che è un'iniziativa che veramente cambia completamente quello che è il mondo, no? Del grande sport d'immagine, e che la avvicina invece ai nostri ragazzi e alle nostre realtà. Beh, io chiudo con un messaggio che mi ha ricordato il nostro presidente nazionale Luigi Gedda, che fu il primo presidente nazionale, che ve la leggo. È una frase che secondo me sintetizza il concetto. Il giovane è un uomo, cioè un corpo e un'anima mirabilmente fusi, non si deve sprecare questo miracolo della creazione facendone soltanto un perfetto giocoliere. Tirar fuori da un ragazzo un grande calciatore è un programma troppo modesto per noi del CSI. L'uomo non è stato creato da Dio per diventare un grandissimo atleta. Dio non si sarebbe scomodato per così poco. Io penso che questo messaggio, spero che colpisca anche il vostro cuore, perché forse abbiamo bisogno di ritrovare quei valori che abbiamo veramente tanto bisogno. Grazie dell'attenzione.
Grazie, grazie della presentazione. Il capogruppo di Ganò vuole fare l'intervento. Sì, io ringrazio il relatore, che è stato, che ha dato delle spiegazioni molto esaudienti sul CSI, su che cos'è, sulla sua storia. CSI è un'associazione, io per esempio da ragazzino ho giocato in parecchie squadre di pallacanestro, oltre che nella federazione italiana, che facevano riferimento non solo alla federazione italiana pallacanestro ma anche alla CSI, e devo dire che per come l'ho vissuta io, avendo giocato prima nei campionati FIP, che sono praticamente i campionati della federazione italiana pallacanestro, poi essendo passato al CSI devo dire che non ho trovato differenze, nel senso che la serietà, l'impegno e l'organizzazione di questa struttura è pari, se non addirittura certe volte, io parlo per quanto riguarda la parte maestra, è pari se non addirittura qualche volta addirittura superiore alla disorganizzazione che c'è nei campionati FIFA. Quindi il CSI non è garanzia. Cioè è un nome sulla, è una struttura sulla quale c'è poco da discutere, poco da dire. Il bando che voi avete vinto vi porterà a contatto via Cirie, cioè che è una realtà così, diciamocelo fuori dei denti, non così, non è la crema della crema che c'è in città. Diciamo che una parte della città tocca dei quartieri che vivono un degrado di tipo sociale non indifferente. Io credo e spero e credo, ma sicuramente sarà così, che voi sarete all'altezza. I dati sportivi che voi ci avete portato qua parlano da soli. Lì si tratterà casomai, e credo che questo sarà il vostro compito più importante, più impegnativo, riuscire a entrare in contatto attraverso lo sport con delle persone, con dei ragazzi che spesso vivono situazioni difficili, che pensano, che non pensano tanto allo sport, ma pensano ad altre cose che sono l'esatto contrario dello spirito sportivo. Io l'augurio che vi faccio è che voi riusciate nel vostro compito. Lo sport, d'altra parte, ha aiutato sempre a uscire i giovani da situazioni difficili. Io, come ho detto prima, sono un appassionato di pallacanestro, seguo anche la pallacanestro americana e so di storie di ragazzi che oggi giocano a livello professionistico che se non avessero intrapreso quel tipo di attività sportiva avrebbero fatto sicuramente una brutta fine, perché vengono da situazioni ben peggiori da quella che voi andrete ad affrontare, che è quella di via Cirie. Credo che l'impegno dei vostri educatori, oltre che allenatori, sarà difficile e fondamentale. L'augurio che posso farvi è di entrare in quel posto con la capacità, con la competenza e con l'umiltà necessaria. Guardate, voi avete spesso citato il fatto che il CSI è nato da una costola dell'Azione Cattolica che porta avanti con spirito cristiano degli ideali. Io sono ateo, per cui non ho nessun problema. Cioè, voglio dire, è evidente che vedo le cose in maniera un attimino diversa, la mia è un'opinione diversa. Però da tempo ritengo che certe situazioni vadano superate, no? Per cui io credo che, cioè è un dato di fatto, gli oratori ancora oggi a tanti anni di distanza sono praticamente gli unici in grado di offrire dei servizi anche a livello sportivo che sul territorio, che lo Stato non è in grado di offrire, e gli oratori tra l'altro sono quelli che danno la possibilità a moltissimi giovani di non stare in mezzo a una strada. A me, non mi fraintenda, lo dico tra virgolette, a me questa cosa spiace da una parte, mi fa piacere da una parte, ma mi spiace dall'altra, perché purtroppo
purtroppo, forse per fortuna, ci sono ancora gli oratori, perché se no non so veramente, certi ragazzi dove andrebbero, visto che, ed è spiacevole dirlo, il nostro Stato spesse volte è carente da questo punto di vista e lo sta facendo tuttora in questi giorni, non sta affatto pensando al futuro, al suo futuro, perché non pensa minimamente ai giovani. Quindi è un bene che strutture come la vostra ci siano, crescano, vengano riconosciute, e poi dopo è chiaro, ognuno la pensa come vuole. Io vi ribadisco l'augurio che vi ho fatto prima, via Ciria non è un posto facile, prima di affrontare il discorso sportivo voi vi troverete ad affrontare situazioni difficili e sì, ho finito, per cui avrete, diciamo, due fasi, la prima di riuscire a entrare in contatto e di praticamente di conquistare la fiducia di questi ragazzi e poi di fare dello sport. Grazie consigliere Vitano, comunque voglio soltanto dire che l'associazione conosce bene la realtà di invece perché gli operatori che lavoravano all'interno dei campi sono operatori del CSI, quindi hanno un prendo in presente che realtà c'è. Consigliere Milone, grazie. Ah, io vorrei fare una domanda molto più di base. Non ho capito bene il progetto sportivo, perché la sportiva e come si colloca poi in una struttura che non è di tanto sportivo, quindi che obiettivi ha nel momento in cui si insedia in uno stabile di 10 che dove alla fine forse c'è una palestrina nel seminterrato, ma è una cosa veramente di piccolo punto. E quindi come andando ad assumere delle attività in un quartiere delle caratteristiche che già ben descritto il capogruppo Viganò, come si vanno a fare delle attività rivolte ai giovani, che attività sono e naturalmente vorrei anche sapere, visto che ho citato gli oratori, in che cosa si differenzia da un oratorio, un'attività fatta in quel quartiere da un'associazione che ha una certa reputazione. Grazie. Sì, allora la signora Daniela Roverselli declinerà ora con la presentazione del progetto tutte le attività che si faranno nei campi di caso. Buonasera a tutti. Sì, prego. Solo una richiesta che era quella, cioè l'associazione è un'associazione cattolica, avete detto che sarà naturalmente aperto a tutti, ma volevo avere, diciamo, una garanzia che fosse una struttura laica, perché appunto non si tratta di un oratorio, quindi assolutamente deve vivere un principio di laicità grazie. Allora, buonasera a tutti. Certi interventi magari per qualche evitare. Io sono Daniela Roverselli e sono capo progetto assegnatario di questo avviso pubblico. Allora, le finalità del progetto, perché l'ente di promozione sportiva, il Centro Sportivo Italiano, CSI, ha voluto partecipare a questa iniziativa? È vero che noi svolgiamo principalmente sport e nei CAM, nei CLG e nei CSRC della vostra zona e di tutte le zone di Milano non si svolge unicamente attività sportiva, ma nelle linee guida inviateci a dicembre e anche nel testo dell'avviso pubblico si parla di finalità di educazione, di socialità, di aggregazione e di lotta contro emarginazione e solitudine. Noi facciamo squadra, il Centro Sportivo Italiano ha la mission che è educare attraverso lo sport, perché è di questo che noi ci occupiamo, ma in una maniera molto simile a quello che l'amministrazione comunale richiede nelle strutture presenti nella zona e nelle zone di Milano. Siamo fieri quindi di aver partecipato e di esserci assegnati questo bando pubblico. Queste quindi sono, come vedete nella slide, le principali finalità a livello generale, però passerei un po' di più ad elencare anche le attività sotto l'aspetto tecnico. Allora, oggi è il primo giorno di apertura di tutte e tre le fattispecie
strutturali. Siamo partiti solo con gli operatori cosiddetti, nel secondo periodo, nei periodi precedenti, animatori barra referenti, quindi gli operatori che sono stabili nei centri, che svolgono attività di segreteria, di libera aggregazione, di ascolto, di aiuto nei confronti dell'utenza. Questo perché nella CAM e nei CAG siamo partiti solo con questi operatori perché il periodo di stop ha creato una discontinuità di servizio e quindi era assolutamente impensabile riaprire il centro e contestualmente riattivare le attività. Per cui ci siamo dati, sempre perché vogliamo fare le cose con prudenza e in maniera posata, una settimana di tempo per il ricontatto di tutta l'utenza da parte degli operatori e l'avvio delle attività strutturate, quindi laboratoriali, il 22, dalla settimana del 22 di aprile. Nei CSRCA invece la cosa è diversa, perché in tutto questo periodo di stop i presidenti degli stessi centri social ricreativi e culturali hanno assorbito, diciamo, a proprie spese la mancanza di una gestione dall'alto dell'ufficio di decentramento o delle politiche sociali, e quindi gli operatori, anche gli esperti dei corsi, hanno continuato la loro attività nelle strutture. Da oggi quindi gli esperti sono contrattualizzati al Centro Sportivo Italiano e operano in nome per conto del Centro Sportivo, senza alcun vincolo ovviamente di subordinazione, ma con la rappresentanza dell'ente. Allora, parlavamo di collaboratori. La maggior parte dei collaboratori che erano presenti nelle strutture nel secondo periodo del 2012, che ci ha visti co-partecipi insieme a Milano Sport, è stata mantenuta. La nostra scelta era di mantenere il 100% degli operatori. Alcuni di loro, proprio per questa interruzione temporale, hanno trovato altra collocazione lavorativa e quindi abbiamo dovuto provvedere a sostituirli. Principalmente dedicata, come diceva il consigliere, è la situazione del CAG di Cirié, perché seppure la struttura di Cirié sia unica e quindi CAM e CAG insieme, mi preoccupa molto di più il CAG, perché nel CAM abbiamo già avuto riscontro che l'utenza è molto attiva. Mi fa sorridere il fatto che nessuna comunicazione ufficiale era ancora arrivata all'utenza per uno spostamento di giorni del ballo, ad esempio il ballo di gruppo, e sono già arrivate delle firme, una raccolta firme di non spostare il giorno. Io non so le fughe di notizie come siano arrivate, comunque noi abbiamo accolto con piacere, tanto l'insegnante era disponibile, per cui il ballo è garantito ai camicieri a venerdì. Questo è un esempio per dire che l'utenza del CAM è già molto più attiva e propositiva per la ripartenza. Nel CAG c'è un ruolo degli operatori non indifferente. I due ragazzi che sono deputati alla ricostruzione del centro dovranno promuovere all'interno delle scuole e ricontattare i ragazzi del quartiere, in modo che sia i ragazzi che i genitori riacquistino fiducia di una continuità che spero si possa promettere e attivare sulla struttura del CAG. Quindi ad oggi le cose sono così: CSRC, le attività sono partite tutte. Nel CAM avverrà una partenza dal 22, come dicevo prima. Nel CAG siamo molto più prudenti, nel senso che da oggi comincerà l'organizzazione e la riattivazione della libera aggregazione, spazio assolutamente dedicato all'aiuto, all'assistenza scolastica, quindi uno spazio compiti, spazi sportivi. Io posso dissentire dalla consigliera che ha detto che la palestrina è in un sottoscala, nel senso che sono andata sul centro Cirié ed effettivamente mi sembra che la palestra sia abbastanza dignitosa. Avremo qualche modifica da fare per coprire i termosifoni, che a mio avviso sono un po' pericolosi, quindi niente di strutturale, ma qualche accortezza, qualche attrezzatura sportiva che sicuramente potremo portare, ma assolutamente uno spazio dignitoso dove i ragazzi potranno svolgere anche attività sportiva. La mia proposta sul CAG,
maggiore che all'interno del progetto abbiamo evidenziato è quella di permettere ai ragazzi dello stesso CEG di partecipare ai nostri corsi arbitri. Perché? Il corso arbitro è gratuito per tutta la cittadinanza milanese e provinciale, ma costituisce una base per un impegno serio che i ragazzi appassionati di sport potrebbero decidere di intraprendere, e anche una remunerazione, perché superato l'esame finale della durata del corso, i ragazzi verrebbero anche a trovarsi appunto incaricati di gestire delle partite e quindi remunerati. Per cui potrebbe essere anche non dico un avviamento al lavoro, però una responsabilizzazione. Però tutto questo va fatto per step, quindi nel CAG al momento c'è la finalità della ricostruzione, il riavvicinamento con i ragazzi e poi sicuramente tutte le attività strutturate che nel progetto sono presenti e che erano richieste dall'amministrazione comunale, quindi le stesse attività di capoeira, karate che erano già presenti, le percussioni con lo stesso educatore che svolge la libera aggregazione. Nei CAM le attività sono molteplici, abbiamo utenza pressoché over 40, mi viene da dire. L'approccio che noi abbiamo nei confronti dei CAM è quello di mantenere e implementare laddove possibile, visto che sono strutture che soprattutto nelle ore mattutine non sono adeguatamente sfruttate, passatemi il termine, o comunque riempite dall'utenza, e quindi implementare i corsi già presenti, mantenendo tutti quelli che erano forniti dall'amministrazione comunale nel precedente periodo, e attivare però anche un'attenzione particolare nei confronti di un'età anche inferiore, quindi approcciare, nonostante ci sia il CRG, anche a ragazzini e giovani adulti, ecco, o mamme che lavorano e quindi famiglie. Allora, vedete nella slide le azioni e proposte. Noi abbiamo inserito, e credo che sia molto piaciuta alla commissione di valutazione, un'azione di rete, quindi delle proposte per aiutare la cittadinanza a integrarsi. Siamo nel periodo dei social network, dell'era informatica, e quindi abbiamo pensato che non fosse un'utopia aiutare l'utenza ad inserirsi in un circuito di rete. Le proposte innovative del nostro progetto, oltre quindi a quelle di mantenere le attività che erano già in essere, sono sicuramente la carta del CSI, che è una tessera gratuita che verrà consegnata a tutta l'utenza che svolge sia attività laboratoriali che di libera aggregazione, e che darà la possibilità di avere delle promozioni, degli sconti e delle agevolazioni. Il Presidente prima diceva che noi abbiamo delle partnership con il mondo professionistico, quindi perché no, pensiamo anche ai nonni che vogliono portare e riempire gli stadi con i propri nipotini, e quindi dei biglietti gratuiti per delle partite di campionato nelle squadre casalinghe della nostra città. Un'altra azione è il sito. Allora, è un progetto ambizioso che sicuramente non verrà realizzato nel primo semestre. Questo sito vorrebbe contenere tutte le attività svolte nelle tre fattispecie di strutture, ed essere però costruito insieme all'utenza. Quindi parlerò dopo del gruppo di lavoro del progetto 3C, che sarà un gruppo di poche persone formato proprio a questo, quindi un'integrazione non solo intergenerazionale, non solo fra utenti, ma anche tra utenza, ente nostro e pubblica amministrazione. Il sito avrà sicuramente tre fasi: la prima di progettazione, quindi nei prossimi mesi, una volta stabilito il tavolo di progetto, ci sarà una progettazione comune condivisa. La seconda, una vera e propria progettazione tecnica affidata a esperti del settore, e poi la messa online del sito, che noi abbiamo auspicato presumibilmente all'interno del progetto possa avvenire a settembre.
Un'altra azione, un altro strumento è la newsletter. La newsletter che sarà uno strumento bimestrale inviato a tutti coloro che utenti di CAM, CAG e CSRC hanno a disposizione un indirizzo di posta elettronica e che conterrà le sommarie indicazioni contenute qua all'interno del sito stesso. Questa newsletter vuole essere appunto uno strumento interattivo che non solo verrà inviata ma verrà anche stampata e resa disponibile presso tutti i centri per coloro che invece non posseggono un indirizzo di posta elettronica. Allora, oltre a azioni diciamo informatiche, abbiamo previsto quello che abbiamo definito l'Open Day. Allora, l'Open Day vorrebbe diventare un grande stage, è un evento che si dovrebbe svolgere alla fine di ogni periodo e che vorrebbe dare visibilità a tutte le attività svolte all'interno della struttura in modo da poter allargare il bacino dell'utenza e anche insomma dare soddisfazione a coloro che hanno partecipato a determinate attività. Quindi presumibilmente un Open Day per ogni centro all'interno dell'arco dell'anno solare, per cui una sorta di saggio riepilogativo che in ogni periodo verrà fatto per dare visibilità delle attività fatte e svolte nel corso del semestre. Io scorro un po' veloce, se poi avete le domande. Gli appunti di vita. Allora, come ente di promozione sportiva curiamo tanto anche il benessere della persona. Credo che non andiamo in disaccordo, anzi saremo assolutamente in linea con la richiesta soprattutto delle politiche sociali che considerano il CSRCA come primo veicolo di prevenzione all'assistenzialismo poi statale in forma di servizio sanitario nazionale. Quindi abbiamo ipotizzato gli appunti di vita come degli spazi destinati a corretti stili di vita e al benessere della persona, quindi attività molteplici che si svolgeranno o di sabato o di domenica all'interno a rotazione in ciascuno dei centri CAM e CSRC. Per i CRG anche lì aspettiamo un attimo l'evoluzione del centro e che siano dedicati proprio a valorizzare la persona e al benessere fisico e mentale della stessa. Potrebbero essere attività di piccole conferenze piuttosto che attività fisiche, mostre fotografiche, in base anche all'utenza e all'età degli utenti stessi proporremo iniziative ad hoc. Un'altra attività che abbiamo proposto è lo sportello 3C, è una consulenza gratuita che si suddivide in tre tipologie, legale, fiscale e del lavoro, e che vuole essere a supporto della cittadinanza in maniera costruttivo e non invasivo, però uno strumento in più per il cittadino su cui poter contare quando magari burocrazie o incidenti della vita portino a doversi scontrare con aspetti legali o anche difficoltà lavorative e vabbè, ahimè, fiscali ci siamo dentro tutti, quindi assolutamente potrebbe essere utile per qualsiasi persona. Il gruppo di progetto 3C, allora ne parlavo prima, che sarà deputato anche alla realizzazione del sito, almeno in tema di contenuti, non certo di layout di messa online, però ha uno scopo quello appunto di condividere tutte le azioni che si svolgeranno nei singoli centri e progettare altre iniziative, perché noi siamo aperti sicuramente alla possibilità poi di svolgere attività diverse, gli stessi Open Day potrebbero servire per veicolare nuove attività da proporsi all'utenza di tutti e tre i centri. E quindi è un gruppo di progetto limitato formato sia dagli utenti, da alcuni utenti delle tre tipologie, che da uno dei referenti
del centro e da un esperto del CSI. Avranno un appuntamento mensile con una sorta di riunione d'equipe che è appunto dedicata a fare il punto della situazione di ciò che avviene e proposte nuove anche in ascolto delle, cioè delle idee dell'utenza stessa. Non so se sia il caso, io ho preparato qualche slide riguardante gli addetti ai lavori. Le tipologie sono diverse. Avevamo referenti, animatori, esperti, esperti di ginnastica, abbiamo preparato gli esperti con gli esperti di ginnastica, quindi le tre tipologie rimaste sono referenti, animatori ed esperti e saranno coloro che inizieranno o hanno già iniziato le attività. Per i CAM, come previsto dal bando, l'apertura sarà di almeno 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, nella fascia pressoché pomeridiana, anche se stiamo introducendo attività mattutine proprio per compensare quella mancanza di servizio in quelle fasce orarie diurne che potrebbero invece accontentare anche altre utenze diverse. Velocemente, come mi chiedono, le discipline promosse dai CAM sono pressoché invariate in questa fase di partenza, in quanto volevamo almeno partire con il mantenimento delle stesse e poi eventualmente proporre attività nuove in base alla richiesta dell'utenza nel secondo periodo del 2013. CAG, l'ho detto prima, la batteria, la capoeira, il karate, pallavolo e calcio che erano già presenti in forma di libera aggregazione e per eventuali corso arbitri che vorremmo proporre ai ragazzi quando torneranno presso il centro. Nei CSRC invece abbiamo chi sono, li sapete benissimo anche voi, Cassinana, Agricola, Montegrappa, Polo Santa Monica, Verde, Villa Taverna, abbiamo le stesse discipline dell'anno passato e in particolare la ginnastica dolce è richiestissima, il teatro, insomma siamo venuti sicuramente incontro a tutte le esigenze, ma perché no, con l'aiuto dell'utenza si potranno incrementare e proporre anche altre attività. Avrei finito. Ci sono gli interventi? Sì, Presidente Drago, prego. Grazie. Ma io non... Grazie. Io le posso? Avevo due domande veloci. La prima era sui numeri, che non o li ho persi o non li ho letti, non ho letto. Sul numero di persone che erano coinvolte, di educatori, se sono ancora 4, 5 o come altro, per i centri, e poi se li avete anche per quanto riguarda i centri anziani, così sappiamo quanta gente ruota attorno ai vari centri. La seconda cosa, che è quella che mi interessava un pochino di più, era per quanto riguarda i CAG. Se non mi ricordo male, quando erano ancora nella passata gestione c'erano anche dei corsi di chitarra che non mi, questo sono sicuro di non aver visto nell'elenco. Allora volevo chiedere, siccome la chitarra è uno strumento aggregante e i giovani, se hanno la forza di continuare, possono riuscire abbastanza bene, volevo capire se rientrava nelle vostre intenzioni di proporlo ai ragazzi. E poi, come avrete sicuramente notato, nel CAG di CRI c'è una specie di sala prove. Ecco, noi abbiamo fatto una commissione un po' di tempo fa e abbiamo visto che c'erano dei piccoli difetti, proprio come attrezzature. Allora io volevo, approfitto anche della presenza del direttore, io volevo capire se per la sistemazione di quelle problematiche lì sono a carico dell'associazione che vinto il bando oppure devo pensarci la zona. Grazie. Allora, riguardo agli operatori sono stati mantenuti tutti, ovvero nel CAG
gli animatori barra referenti erano due, sono rimasti due, uno è stato sostituito perché ha trovato un altro lavoro e gli esperti al momento sono in stand by, gli esperti quindi... due? No, erano due prima, due adesso, no, allora, nel CRG animatori erano due. Uno di questi ha trovato un altro lavoro ed è stato sostituito, quindi già da oggi erano presenti in due, visto che nel bando è richiesto che ci devono essere due educatori proprio per la, la sensibilità che da offrire ai ragazzi. Nel CAM CD erano due operatrici e le stesse sono state mantenute, e in Castina, nel CAM CD un'animatrice, un operatore, nel CAM Castinana invece due operatrici e sono rimaste. Non ho i dati dei numeri degli esperti, ma quasi tutti, salvo qualche persona che appunto ha trovato altre occupazioni magari più stabili, sono state mantenute. La nostra forza è quella di variare, nel senso che molti esperti che lavorano nei CAM magari hanno qualche altra piccola attività nei CSRC, ma devo dire che abbiamo una vasta gamma di persone che lavorano, saranno almeno una cinquantina insomma in totale, quindi adesso non voglio sparare i numeri a caso perché oggettivamente non me li ricordo, però gli animatori e i referenti sono rimasti tutti. L'altra domanda riguardava la chitarra. Allora, per quanto riguarda i corsi, io lì ho elencato quelli che c'erano, nel senso che Andrea Bornati, che è l'educatore animatore che ha lasciato il CRG di Cirie, era lui che teneva il corso di chitarra e al momento insomma, vogliamo riproporre le cose, come dicevo prima, in maniera abbastanza morbida, quindi sicuramente la musica quanto lo sport aiuta a fare aggregazione. Uno dei due operatori che è rimasto, l'operatore storico che ormai da 6 anni lavora presso il CRG di Cirie, è invece il titolare del corso di percussioni, quindi l'altro educatore che ha preso il posto di quello che ha trovato un altro posto di lavoro suona la chitarra, per cui già quando eravamo in fase di progettazione si parlava insomma di costituire una jam session diciamo, e quindi sicuramente è previsto l'apporto di musica. Gli stessi ragazzi in un giorno stabilito ogni settimana fanno una sorta di festa nel pomeriggio, quindi ognuno porta il proprio iPod e si allestisce una sala all'ascolto della musica, che un giorno è classica, un giorno è hip hop, l'altro giorno è tecnico, per cui diciamo che la musica viene ripresa e percorsa sempre, quotidianamente. Ok, grazie. Consigliere Peroni. C'è il tema dei costi della manutenzione della sala prove. Molto velocemente la gestione dei CAM e dei CAG rimane gestione diretta del Comune di Milano, non c'è una concessione dei locali con la gestione da parte di un'associazione per tutto ciò che consegue all'attività e anche quindi alla gestione dello spazio. Quindi CSI, come è previsto nella delibera di giunta, andrà a realizzare le proprie attività di educazione culturale, e sportive, di fatto rimarrà invece in capo al Comune di Milano tutto ciò che compete in ordine alla garanzia del funzionamento della struttura, e quindi tutti i costi fissi di struttura, tutti i costi di manutenzione, le ordinarie e straordinarie della struttura rimarranno in capo al Comune di Milano, di conseguenza rimarranno in capo al settore, al Comune, anche i costi relativi alla manutenzione della sala prove come anche delle altre strutture. Quindi non è assolutamente richiesto, non era richiesto nel bando il contributo di dell'associazione che si è presentato un progetto migliore di realizzare degli interventi di questo tipo, è previsto ormai l'acquisto di alcune strutture funzionali o comunque materiali funzionali all'esercizio ai corsi stessi, ma sono probabilmente materiali didattici. Dovremo in qualche modo organizzarci in questo settore con le restrizioni che insomma noi conosciamo, perché abbiamo già avuto modo di parlare di questi argomenti anche per le nostre altre strutture, per i nostri altri spazi. Grazie, consigliere Fregoni. Buonasera, grazie della presentazione del dottor Valori e del professor Roverselli. Io mi concentro il mio intervento sui CAG, perché è stata la parte, il vetro molle, è stata la parte più difficile e complicata di questo spazio. Io sono una
rappresenta quali sono le case popolari di Magno, quindi lavoro con le persone che abitano intorno alle case di Cerchie. Conosco il quartiere, lo frequento nel senso che ci lavoro politicamente e è un quartiere molto difficile e molto complicato. Intorno avete solo abitazioni di case popolari, con una storia brutta, triste e difficile. Sono pochissimi i casi in cui si riesce poi a far sbocciare il fiore. Infatti io la mia più forte preoccupazione è che non ho mai sentito nelle vostre parole, avete parlato di operatori, esperti e animatori, non ho mai sentito parlare di educatori, non ho mai sentito parlare di psicologi, perché quello che serve dentro lì è un approccio di quel taglio. Abbiamo tantissimi ragazzini che abitano intorno, che si sono allontanati dall'Italia per tanti motivi. Bisogna trovare la modalità per recuperarli, avvicinarli a questo spazio e dargli tutti gli strumenti per poterli trattenere e non farli fuggire. E questa è una grossa preoccupazione che io ho, perché conosco bene la realtà di quel quartiere, conosco bene la realtà di quello spazio, della CAM e del CAR. La mattina il CAM ha sempre funzionato perfettamente. Abbiamo un'utenza con un aspetto sociale di, diciamo, femminile, di donne di 30, 40, 50 anni che fanno la palestra, fanno la ginnastica, sono molto coinvolte, ma questa visione di questo luogo si trasforma completamente nel pomeriggio, quando i ragazzini invece frequentano. Quindi frequentavano, adesso per un periodo è stato chiuso, quindi andranno recuperati tutti quanti in uno, perché si sono dispersi. I maschietti sono tutti iscritti nei campi di calcio del circondario, le femminucce vanno quasi tutte in Cesare a fare ginnastica artistica quelle tre pomeriggi la settimana. Come dire, le famiglie più sensibili hanno trovato quelle alternative. Lì abbiamo un problema, ad esempio io adesso volevo fare ancora due domande, lei mi ha detto che rimangono aperte 5 ore al giorno, ma 5 ore al giorno nel complesso tra CAM e CAG? Ah ok, la vista di per CAG, come apertura del CAG pomeridiano 5 ore al giorno. Guarda, ripeto il CAM, perché c'era la slide sui centri di aggregazione multifunzionale e era riferito ai due centri di aggregazione multifunzionale. La mia domanda è, gli orari di apertura al pomeriggio sono dalle 15 alle 19, 5 giorni alla settimana, e questo è relativo ovviamente a CAG, perché è il pomeriggio. Sì, 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 altro. Ma anche i referenti presso i centri di aggregazione multifunzionali, come da avviso pubblico, sì, saranno presenti quasi prevalentemente nelle ore pomeridiane, come era richiesto all'interno del bando. L'altra domanda è, prevedete in un futuro, una volta stabilizzati e organizzati, un'apertura serale? Prevedete delle aperture, ho visto qua sabato e la domenica è chiuso. Ad esempio, volevo chiedervi anche se è aperto a luglio o chiude quando? A giugno, quando finiscono le scuole? Sta parlando del CAG, sempre. Io, diciamo, lascio il campo, sto parlando del CAG, che è la cosa che è più la criticità più forte, e la mia preoccupazione più forte è sul CAG del pomeriggio. Io volevo sapere gli orari, i tempi e... Allora, per quanto riguarda la realtà intorno al CAG, ne ho avuto una piccola dimostrazione, ma solo sul sentito dell'educatore che ha lavorato da 6 anni a questa parte. Posso dire che il sostituto del precedente animatore, io ho utilizzato semplicemente le stesse modalità linguaggio utilizzato dall'amministrazione comunale, che divideva tra referenti e animatori coloro che a tutti gli effetti sono poi degli educatori negli spazi. L'educatore che è entrato a far parte dello staff del CAG inizia la sua attività 10 anni fa come educatore di strada, quindi approcciando i ragazzi, proprio avvicinandosi alle compagnie di ragazzi che si trovavano spontaneamente nei quartieri. Viene dalla zona 2, che è un'altra zona di periferia, dall'altra parte della città, ma che come la zona 9 conosce benissimo problematiche di emarginazione, di povertà, di insomma, correlate a quello che una periferia a volte non riesce a sostenere da sola. La nostra attività sarà, come dicevo, morbida, quindi adesso tutto sarà portato nella riacquisizione da parte dei ragazzi e delle loro famiglie di fiducia
nei confronti del CAG e di fiducia per una continuità futura, perché la prima cosa che mi è stata detta dal coordinatore del settore di zona 9 e dall'educatore è che questo intervallo di tempo ha creato una discontinuità che sarà difficile da colmare nei primi mesi, però noi ce la metteremo tutta, nel senso che mi fido degli operatori e educatori, e quindi cercheremo sicuramente di riapprocciare in maniera adeguata alle esigenze della cittadinanza. Per quanto riguarda i mesi estivi, allora intanto quando prima parlavo di open day, di appunti di vita, quindi di benessere per le persone, e parlavo di sabato o domenica, ho detto per il CAG al momento mi riservo, perché è tutto da ricostruire, ma anche il CAG è una struttura alla quale saranno previsti degli interventi su benessere, stili di vita, quindi anche con sociologi, psicologi e quant'altro. Operatori specifici, finché io non ho davanti un gruppo di ragazzi che saprò già il CAG, non posso prevederne, nel senso che al momento gli educatori sono ancora in quella fase di riavvicinamento nei confronti della cittadinanza. Mettere uno psicologo allo sportello non costa nulla, ma se non arrivano i ragazzi poco fa, quindi diciamo che prima si ricostituirà la fiducia, come dicevo, e poi si proporranno iniziative ad hoc per le problematiche. Luglio-agosto sono previsti intanto dei summer camp, quindi dei camp diurni per bambini di elementari e medie, e sicuramente ci attiveremo, visto che abbiamo avuto una partenza ritardata e quindi abbiamo un monte ore che sicuramente andrà sfruttato, proporremo delle attività anche nei mesi di giugno, luglio, e per andare incontro. Agosto non lo garantisco, non lo so. Finisco l'intervento, ringrazio per le precisazioni. Ma io, la mia posizione personale è sempre stata molto critica nei confronti del funzionamento del CAG negli ultimi anni. Negli ultimi anni parlo degli anni passati, non degli ultimi mesi o giorni, parlo da che è stato strutturato in quel modo, come dire, non ha mai, come dire, svolto pienamente nelle sue piene potenzialità quello che quel posto invece potrebbe esprimere. Quindi io mi auguro, è una speranza, che questo corso con la vostra gestione proprio cambi, perché da quello che lei mi dice, beh, non abbiamo perso l'utenza, ma voi avete perso tantissimo, non per colpa vostra ovviamente, ma abbiamo qui il quartiere perso tantissimo in questo buco che c'è stato tra la vecchia gestione e la nuova gestione che ha da partire. Quindi sarà difficilissimo ricontattare già ragazzi che si sono faticosamente avvicinati poi a quel posto. Certo. Hanno bisogno, mi preoccupava anche quando dicevo, noi abbiamo tantissimi animatori, ad esempio il turnover degli animatori, che io, come dire, l'educatore è un'altra cosa, il professionale è molto di studi ben differente, no, ma l'educatore è un animatore intero. L'educatore è una cosa, l'educatore è, io faccio una distinzione molto rigida sulle due figure, ma due figure professionali differenti, l'animatore è un animatore e l'educatore è un corso di studi differente. Sì, ma i due educatori fissi del CAG saranno 5 giorni alla settimana, sempre loro due, cioè le figure di riferimento. No, io non ho parlato di nessun turnover, gli animatori che sono tanti, sono più di 50. Sono questo. No, ma io, lei sta focalizzando sul CAG, qui ci sono tre parti specie strutturali, quindi gli esperti nelle varie attività corsistiche sono lì circa 50, ma svolgono attività ben precise. L'esperto di ginnastica dolce svolge ginnastica dolce, l'esperto di taglio e cucito svolge taglio e cucito, non sicuramente i CAG. Lei prima diceva che si sono svolte attività di capoeira e karate, non si sono mai svolte attività di capoeira e karate, sono cose che volete fare voi, ho capito meglio? Guardi, glielo garantisco, perché ho gli esperti che fino al dicembre del 2012 hanno svolto questo tipo di attività all'interno dei CAG. Per completare un attimo questo pezzo, voglio ricordare che tutte le attività che si propone oggi sono attività che noi stessi abbiamo chiesto attraverso la delibera di giunta, poi la delibera del consiglio di zona e il bando, così come anche era previsto nel bando un orario di apertura che è quello che è stato indicato da CSI, quindi corrispondente a quello che avevamo chiesto proprio noi.
rispetto a qui di Capoeira, in effetti quelli si realizzavano e abbiamo noi appositamente chiesto come carattere l'avviso. Rispetto invece poi al tema degli educatori, la terminologia sicuramente a volte inganna, perché a volte noi utilizziamo il termine di operatore, di referente, a volte impropriamente, di fatto posso garantire, avendo questo tutto io quella commissione, che i titoli di studio del personale che è stato individuato dal CSD è assolutamente adeguato rispetto alla tipologia di attività e peraltro anche la continuità che verrà garantita dal fatto che saranno gli stessi animatori, gli stessi educatori, in effetti è stata premiata loro perché era la stessa delibera di giunta comunale che aveva già segnato il solco rispetto al fatto che questo fosse un vantaggio da valorizzare positivamente, quindi sulla competenza io non avrei questi dubbi rispetto al fatto che c'è continuità e quindi c'è anche conoscenza del territorio, certo che poi tutti gli stimoli positivi vanno accolti e senz'altro c'è segnato modo di farlo. Grazie direttore, comunque voglio dire al consigliere Giovoli che inviteremo nuovamente l'associazione un corso d'opera per vedere come l'andamento della gestione e ci possiamo di nuovo confrontare. Buonasera, io innanzitutto volevo scusarmi perché non sono molto pratico in queste cose, però la cosa che mi ha impressionato e quindi mi ha veramente piaciuto questa sera è stata l'esposizione che ci ha fatto dell'attività e della genesi del CSI, che fra l'altro io ho avuto modo di conoscere quando avevo 10 anni, a causa dell'oratorio Colonna del CSI, poi sono andato da altre parti. E quello che a me dà come garanzia è la genesi e le motivazioni che vi spingono a misso. Se uscite senza disturbare, buona cosa. È la mission che voi avete come obiettivo finale, che non è quello di creare, come giustamente ha detto lei, il sportivo bravo, cioè quello di Serena, ma è quello di tirar fuori ciò che sta nell'uomo e ciò che è la cosa che lo determina nel tempo. Quindi anche giocare a pallone piuttosto che parlare, ma la mission non è un'altra. Quindi per quanto mi riguarda, tutti gli auguri di questo mondo in un ambiente assolutamente difficile come quello di Arisciani. Grazie. Grazie, consigliere. Mi chiedo scusa un attimo, vorrei ricordare poi ai consiglieri che c'è un altro punto, prima di andare, che non finisce con questo, ma se stravolgiamo l'orario chiedo poi di rimanere. Io sono una piccola domanda a cui ha già parzialmente risposto il direttore. L'orario è solo dal lunedì al venerdì, mi sembra uno spreco che è una struttura che ha delle potenzialità, può esprimere delle potenzialità rispetto a un quartiere disagiato, funzioni solo 5 giorni alla settimana. È stata una richiesta nostra che diceva nel bando, però io penso che strutture di questo tipo debbano poter funzionare con un orario pieno anche per andare ad accogliere le persone che normalmente lavorano, coloro che hanno magari bisogno di lasciare i ragazzi, diciamo, tra domenica, quindi auspico che nel futuro si possa avviare l'orario. Penso molto velocemente, noto che l'orario di apertura dei centri è stato in qualche modo suggerito dalla delibera di giunta comunale e l'orario che veniva indicato in realtà aveva la funzione di ricoprire quello stesso ambito orario che era garantito prima, questo per un motivo molto semplice, ovvero per il fatto che l'amministrazione nel 2013 aveva la possibilità di mettere a disposizione le stesse risorse finanziarie dell'anno precedente e di conseguenza non poteva immaginare un numero di ore superiore, non potendo poi garantire la copertura finanziaria. Infatti CSI ha proposto una serie di attività supplementari rispetto a quelle base che erano previste nel bando e di conseguenza possiamo comunque sostenere tranquillamente che il numero di attività, anche in termini quantitativi, per non parlare della qualità, che si svolgeranno presso i nostri centri nell'anno 2013, a parte
parità di risorse sarà sensibilmente superiore rispetto alle attività che si sono potute coprire con gli stessi soldi l'anno scorso quando c'era Milano Sport. Considerando velocissimamente, solo per dire che poi come era in uso, come abbiamo fatto nell'anno scorso, nell'anno precedente, si potrebbe pensare anche a un utilizzo delle strutture il sabato e la domenica per corsi volontari effettuati da associazioni che si prestano. Per esempio abbiamo fatto all'interno del CIEG di Via Cirie, gestito dal presidente, perché era presidente del consiglio di Raimondo Lago, avevamo gestito un corso di difesa personale per le donne, c'erano state diverse iniziative, anche attività sempre riguardanti la salute, per cui penso che noi come consiglio potremmo continuare a fare queste attività, cioè a ricercare nel territorio associazioni integrate le attività che vogliono naturalmente a titolo gratuito. Non stiamo infatti concedendo in gestione degli spazi, rimangono in gestione diretta, quindi vengono preservati tutti i concetti che abbiamo esposto, assolutamente, tutto come prima. Consigliere Terza. Sì, una... Saluta. Saluto. Consigliere Terza, prego. Sì, il microfono. Sì, una domanda, diciamo, stavo presentando il CSI, se intendete rendere pubblico il bando che avete presentato, cioè oltre, diciamo, come presentazione slide, con le slide, proprio l'atto pubblico, se intendete così renderlo pubblico. Il progetto, quindi, perché l'attore è l'atto pubblico, sì. Il nostro progetto... Pubblico nel senso, che so, pubblicato sul vostro sito, no, ma anche... Diciamo che qualcuno debba fare richiesta d'accesso agli altri o cose di questo tipo? Su questo non so sinceramente se... Il progetto che hanno presentato e che ha vinto il bando è pubblico, forza. Probabilmente il consigliere... Io credo che ci riferiamo al progetto presentato in sede di partecipazione all'avviso, e quindi quello è un documento intergovernativo, lui può essere consultato con le modalità che conosciamo. Sì. Scusi, la domanda è a loro, non, è ovvio che facendo richiesta d'accesso agli altri posso acquisire il documento. Se il CSI intende renderlo pubblico in qualche modo, su un loro sito, su un... non so, magari mandandolo in mailing list, la mailing list bimestrale. Ma io non so a cosa si riferisca in termini di mailing list. Se lei mi chiede se il CSI renderà pubbliche le cose, il CSI ha sempre reso pubblico tutto quello che ha fatto. La ringrazio comunque per il consiglio, perché sicuramente ne prendiamo subito. Grazie. Se non ci sono più interventi possiamo dire allora noi siamo, sì, prego, sono allora, gli utenti del centro creativo, sono i presidenti dei CSRC, allora siamo venuti qua, ci avete convocato voi come zona dicendoci quali sono i bisogni dei centri in ore e i corsi, e beh, abbiamo portato i nostri bisogni. Poi l'altro ieri ci è arrivata una mail da CSI, dice queste sono le ore che vi spesano. Ora, a parte il fatto che penso che se andate a guardare i nostri bisogni che abbiamo chiesto, nessun corso tranne quello di animazione finisce, va oltre il mese di maggio, va bene? Io vado a leggere quello che mi propone il CSI, vedo che arriviamo al 25 giugno, ma sapete che gli anziani che hanno i nipoti, quando chiudono le scuole, hanno i nipoti da curare, quindi non vengono più ai corsi, quindi cosa facciamo durante il mese di giugno?
con le ore di giugno. Questo ce lo dovete dire voi. Allora, le rispondo subito, perché la mail l'ho mandata io, quindi credo di essere la persona migliore. No, no, io però vorrei concludere. Sì, se rispondo più alla domanda, poi no. Io mi aspettavo una cosa, che siccome era la zona che l'ha chiamato noi per dire quali erano i nostri bisogni, alla fine la zona ci chiamava e diceva, guardate che quello che abbiamo raggiunto è questo qua, e uno poteva dire perché, per come, perché io mi sono chiesto delle ore per ginnastica come altri e me ne trovo decurtate, ma con quale criterio? Chi ha stabilito il criterio? Almeno chiedercelo, no? Mi trovo delle ore di animazione, no, secondo me non servivano, avevo più bisogno di ginnastica perché l'utenza, io so quelle che è, voi no. E questo poi per trasparenza dei 99.000 euro destinati ai 6 centri anziani, si può sapere per cortesia quanti euro sono destinati centro per centro? Domanda. Secondo, qual è il costo orario di CSI? Terzo, qual è la paga che viene dato agli esperti e quale agli animatori? Si può sapere, mi pare che sono pubblici i dati, no? Potete dircelo, guardate che non ce l'ha mai detto nessuno, chiaro? Perché poi, e vorremmo sapere anche, una parte c'è anche il secondo semestre di animazione, a parte che qui parliamo di semestre, dal primo è andato, va bene? Poi per la zona, guardate che ci sono, noi siamo in contatto anche con i presidenti di altre zone, hanno iniziato il 2 di aprile, due. Tante zone hanno iniziato il 2 di aprile. Noi no, tante zone. Allora, visto che siamo un po' per tempi stretti, rispondo velocissimamente riguardo alla mail. Nessun deportamento di ore, nel senso che io ho ipotizzato la scadenza a fine giugno e nella mail ho scritto effettivamente da concordare con docenti e utenza. Visto la partenza in ritardo, abbiamo pensato che se l'utenza ci sarà, perché non dare la possibilità agli stessi di partecipare ai corsi fino alla fine di giugno? È chiaro che se il 90% dell'utenza partirà per la villeggiatura insieme ai nipotini, i corsi si interromperanno, quindi è una questione proprio di buon senso, bisognerà tarare man mano dalla fine di maggio in poi. Quindi le aliquote orarie sono 19,50 per gli esperti e 18 euro per gli animatori, e queste sono aliquote orarie lorde. Siamo credo gli unici nelle nove zone di Milano che hanno aumentato l'aliquota oraria, perché crediamo che sia giusto incentivare gli animatori, gli educatori e gli esperti al far bene, quindi a essere valorizzati nel loro lavoro. Questo è quello che insomma, posso dire, e mi sento di dire che nessun deportamento c'è stato, per cui le ore che io vi ho inviato via mail sono relative solo al primo semestre, i giorni che abbiamo a disposizione, avete un monte ore e anche un bacino in deposito che nel secondo semestre insieme a voi vorrei capire come utilizzare per proporre altre attività. Allora, io ho pensato di convocare una nuova commissione congiunta, siete tutti invitati per esporre tutte le vostre problematiche e criticità che vorrete presentare all'associazione. Ho pensato di convocarla ai primi di maggio, una commissione congiunta PMZ politiche sociali, niente, siete tutti invitati, riceverete la convocazione dagli uffici. Perché ora siamo tempi molto stretti, c'è un'altra associazione che deve... Ma non dica veloce, finiscono a giugno, ma quando riprenderà? Allora, a maggio, allora sì. Noi oggi a teatro dovevamo decidere se fare una commedia, che durava quindi alcuni mesi, o se fare due scenette di cabaret. Ci dice se a settembre si va avanti o no? Avete un'idea vaga? Sì. Certo. Sì, programmiamo anche noi. C'è continuità, no, ma ci sono dubbi sulla continuità dell'attività. Ma guardate che io ho inviato la mail con data fino a giugno, salvo gli animatori per cui ho messo la fine 31-12, solo perché ancora tutto da costruire insieme a voi. Quindi ho scritto il primo semestre, che poi di semestre si parla in modo fittizio, sono tre mesi, proviamo a vedere di proporre l'utenza i corsi fino a fine giugno. Se l'utenza non ci sarà, si interromperanno prima. Ho detto a tutti i presidenti o i referenti, partiamo anche prima settembre, visto che abbiamo la possibilità di farlo. Ma tutto questo, l'ho detto anche al telefono a molti di voi,
ci incontreremo, ne parleremo insieme. È chiaro che nell'avvio prematuro e con tempi stretti potevo solo darvi il prospetto dei primi mesi. Ma non c'è allora convochiamo la nuova commissione, convochiamo la nuova commissione da 10 giorni. Non abbiamo i tempi. Passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno. A maggio siete tutti invitati, convoca la nuova commissione. Tra 10 giorni. Grazie. Grazie. Allora passiamo all'altro punto, chiederei al dottor Dell'Orio che ha pazientato finora di presentare il progetto, che è il progetto della sua richiesta di patrocinio e disponibilità di spazio sulla conferenza per